questo è il mio torchietto, con questo io faccio i miei maccheroni. Aggancio il torchietto al tavolo, lo fisso. E ora facciamo i maccheroni. Percorriamo un po' i passaggi dell'impasto. Come è stato preparato l'impasto? Allora, l'impasto si fa con semola di grano duro. Ogni 100 grammi di semola di grano duro, un uovo. Ogni mezzo chilo, un cucchiaio di olio si aggiunge. Vedete? E vengono perfette. State vedendo? E vengono perfetti i maccheroni. Tra poco i maccheroni al tegamino, ma che ricetta è questa per San Marco da Lunzio? È una ricetta lontina questa qua, non la trovate in un altro posto. Questa è una ricetta lontina dei tegamini. E restate con noi fino alla fine del video perché non mancheranno le emozioni. Ora devo andare a prendere il coltello per tagliarle, perché questa è la lunghezza, va bene. E allora ne faccio un altro pochino che ancora il papà sta ce n'è, ma questa è la lunghezza. Quando poi io li taglio, vanno sistemate queste qua. Allora, come si fa? Si piegano così. Infatti molti ricorderanno le tavole dei nonni con disposti i maccheroni così. Ecco, si piegano in due e si posizionano ad asciugare. E chi viene a San Marco da Lunzio deve assolutamente gustare questo piatto. Certo, il ristorante li fanno tutte qua a San Marco. È un cavallo di battaglia. Allora, queste le gamine di... Tra poco riempiremo i nostri maccheroni e saranno una bontà. Allora, ho deciso oggi, Adriano viene, mi fa i video e scappa, sempre tutte le volte. Non lo posso prendere per la gola mai. Allora oggi ho approfittato di queste due gamine e l'ho invitata a pranzo, quindi sarà qua con i miei figli, quindi conoscerà anche la mia famiglia, ve la farò anche conoscere a voi, la mia famiglia. Sarà un enorme piacere oggi pranzare con voi. Diceva prima degli ingredienti, diceva qualcosa, ha detto dei tempi, quando stava facendo i maccheroni. I maccheroni poi una volta, allora si prendono i tegamini, i maccheroni si fanno sobbollire un pochino, non molto, tanto per togliere il crudo, poi si condiscono con la salsa, salsa semplice. La salsa, ora vi dico come farla.
Allora, io compro i pomodori piccardelle, poi questi pomodori li spezzetto, li metto in basilico, un pochino di peperoncino, un pochino di cipolla, un pochino di curcuma, l'olio, il sale e li faccio cuocere. Una volta cotti non li passo a setaccio, ma li frullo. E la salsa viene buonissima. Allora, poi i maccheroni vengono conditi con questa salsa. Dopo si prendono i tegamini, si fa un primo strato di maccheroni e al centro si mette la melanzana fritta, un pochino di prosciutto e il ragù. Il ragù sapete già come si fa, perché il ragù io l'ho preparato ieri sera, perché il ragù è una preparazione lunga, ci vuole 4-5 ore, deve cuocere. Allora, il ragù io l'ho fatto con il macinato di maiale e di vitello. Ho fatto un battuto di sedano, carote e cipolle, le ho frullate nel brown e ho messo un pochino di olio, un pochino di burro e l'ho fatto soffriggere. Poi ho fatto soffriggere un pochino il macinato e alla fine ho aggiunto la salsa che vi ho detto io, come ve l'ho detto preparata, e l'ho lasciato cuocere per 4 ore, per 5 ore e il sughetto è pronto. Allora al centro va questo sughetto, poi altri maccheroni di sopra e per finire, per decorare, una fettina di mozzarella. Io naturalmente formaggio non ne metto nei maccheroni, perché i miei figli purtroppo non mangiano né ricotta né formaggio. Però voi, quando condite con la salsa i maccheroni, prima di metterli nel tegamino, potete mettere, dato che c'è la ricotta e dato che c'è la melanzana, anche un po' di ricotta, oppure il grana, parmigiano, pecorino, quello che volete. Io, come vi ripeto, non ne metto per il motivo che vi ho spiegato, perché i miei figli purtroppo non mangiano formaggio. Mio figlio addirittura, se metto formaggio a tavola, lui si alza e se ne va. E tutti i passaggi li vedrete nel video, seguiteci fino alla fine per le illustrazioni nei vari dettagli. I maccheroncini sono pronti, ora vado a prendere i maccheroni che ho fatto ieri sera, perché naturalmente ci vuole tempo per tutte le persone, non li potevo fare ora. Ora ce l'ho sotto fatti e li vado a prendere.